La vostra cattedrale è semplicemente stupenda. Con questa esclamazione spontanea e sincera è iniziata la visita a Teramo del sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ilaria Borletti Buitoni. L'onorevole Buitoni ha scelto di essere in città per godere del panorama culturale teramano e per affrontare alcuni temi spinosi del territorio, come il problema della biblioteca ex provinciale Delfico, ma soprattutto quello della ristrutturazione del Teatro Romano, che stenta ancora a decollare. Tanto quando un territorio come Teramo, importante e colpito dal terremoto, chiede una visita, secondo me è sempre giusto rispondere rapidamente e positivamente. Quindi ascoltare quello che oggi verrà detto, ascoltare quelle che sono le richieste da parte delle istituzioni di Teramo, portare la presenza del Ministero, che ricordo essere forte e presente in tutto quello che riguarda il post terremoto, pur ben presente che è stato immenso il danno al patrimonio culturale, quindi si fa quello che si riesce a fare, però ci siamo e quindi sono contenta di essere qui. Il Teatro Romano mi pare un'opportunità straordinaria per la comunità di Teramo, quindi io so che da parte del nostro Ministero ci sarà tutta la collaborazione possibile, ma poi ripeto, sono qui perché mi hanno chiesto di venire e l'ho fatto subito e molto volentieri, perché questa è stata una comunità profondamente colpita. Al termine della visita al Teatro Romano di Teramo, le associazioni di quartiere e Teramo Nostra hanno consegnato al sottosegretario Buitoni un dossier sui ritardi e le incongruenze che da 20 anni bloccano il progetto di recupero del bene archeologico, tra i più importanti del centro Italia. Vigilerà su questo progetto del Teatro Romano? Se ci sono ritardi o se ci sono incongruenze con quello che è il percorso che è stato stabilito, prometto di intervenire, perché non è giusto che ci siano e perché mi pare che ormai ci sia una convergenza sul progetto, quindi i ritardi possono essere solo di natura burocratica e naturalmente questo va sempre evitato con tutte le forze possibili. Una volta che c'è stata questa convergenza da parte del Ministero, non c'è ragione che questi ritardi ci siano.